Buongiorno ragazze, buongiorno a tutti, benvenute in un nuovo vlog. Oggi è martedì 18 febbraio. Io ho sistemato un po' casa stamattina, ho fatto il bagnetto ad Alessandra che adesso sta riposando beatissima, veramente rilassatissima. E sto aspettando appunto che torni Riccardo perché appunto più tardi ci sarà da andare a prendere Federico a scuola, portarlo a catechismo e mentre lui sarà un'ora e mezza più o meno a catechismo, noi andiamo a fare un po' di spesa perché veramente abbiamo il frigo praticamente vuoto. Quindi ci servono un po' di cosine, ne approfittiamo che oggi pomeriggio siamo insieme, andiamo a fare un po' di spesa. E che dirvi ragazze? Io in realtà l'altro ieri ho girato un vlog, un video direi pulizie, però proprio non mi sconfinferava, non mi piaceva. L'ho provato a guardare le clip, ma proprio no. Quindi ne farò poi uno che mi convinca un po' di più perché non era concluso, non sono riuscita a filmarvi tutte le parti che ho pulito, insomma, quindi non, per farvi le cose a metà, sapete, sono un po' pignola e non ve l'ho montato. Quindi recupero oggi con un super vlog di quelli che piacciono a voi, cercherò di farlo bello lungo come so che adorate. E niente, oggi qui giornata di sole. Giornata bellissima, infatti meno male, visto che dobbiamo fare la spesa saremo come sempre a piedi. E niente, andremo al PAM. Sono contenta anche perché urge prendere anche le cialde del caffè, il mio preferito, che tra l'altro solo lì trovo in offerta 30 capsule, mi pare sui 6 euro, 7 euro, quindi ottimo prezzo, tra l'altro le originali, quindi buonissime. Urge il mio caffè preferito perché proprio senza caffè ogni tanto mi ci vuole perché a volte dormo poco. Ultimamente devo dire che ho un sonno strano. Non ho mai voglia di andare a letto, sempre voglia di. Sarà che durante il giorno sono sempre presa tra la casa, le commissioni, le pulizie, i bambini, che quando vanno tutti a dormire, soprattutto i bambini. Ho voglia di rilassarmi un po' con Riccardo, poi magari Riccardo va a nanna, però io non ho voglia di andare a letto, ho voglia di rimanere qui sul divano e godermi magari il programma Non è la d'Urso, il Grande Fratello, che comunque finiscono sempre all'una e mezza, a ore veramente improponibili, però forse è anche un po' questo che mi porta a voler rimanere, no? Alzata. Oppure ci sono delle volte che magari non sono dell'umore, sono un po' giù e quindi andare a dormire con Ricky, no? A stare abbracciati, accoccolati mi aiuta un sacco. Quindi insomma, dipende dalla giornata. Però ho un sonno un po' squilibrato, direi, in questo periodo. Però vabbè. E niente, comunque io sono di buon umore anche perché quando in arrivo la primavera, non lo so, questo inverno l'ho sentito un po' pesante e sono contentissima che in arrivo la primavera inizio a vedere le giornate di sole, le giornate che si allungano, quindi noto che verso le 5 e mezza, 6 c'è ancora luce e mi piace come cosa, mi piace la primavera, non l'estate perché se fa troppo caldo patisco il troppo caldo, proprio mi sento male. Però la primavera sì, ragazze. Poi ho la fortuna di non avere allergie, di avere tutta la famiglia che non patisce di allergie, quindi io amo la primavera. Mi piace proprio quando riesci già a fare delle belle passeggiate, uscire anche la sera senza crepare di freddo. Quindi adoro. Adoro la primavera. Bando alle ciance, come dico sempre, sto pensando se ho qualcosa da mostrarvi, ma no. Ieri abbiamo fatto un lavorone con Riccardo, ci siamo messi a sistemare, a capire, vedere i vestiti, abbiamo sistemato in un sacchetto che avevo preso dell'IKEA, magari dopo ve lo mostro perché potrebbe servire anche a voi vedere come si presenta una volta aperto, è molto molto comodo, quindi mi sento di consigliarvelo per riporre magari i vestitini che vi regalano dei bambini un po' più grandi, che metterete più avanti, alcuni li ho messi addirittura con l'etichetta, li laverò poi quando vorrò utilizzarli, altri sono già lavati, insomma. Giusto per riporre da parte le cose troppo grandi e non occuparvi cassetti, armadi, cose che magari vi servono per le cose che attualmente indossano. E niente, detto questo, io tra poco mi vado a preparare.
Penso mi prenderò un Oki perché oggi ho anche un po' di mal di testa, un po' tanto mal di testa, proprio un cerchio alla testa che ho da stamattina, ho provato a resistere ma basta, adesso mi prendo un Oki. Ho messo anche un po' di smalto sulle mani per farle sembrare meno brutte e distrutte, ma presto mi farò il semipermanente, solo che stamattina non avevo tempo e quindi ho messo questo smaltino rosa giusto per sembrare un po' più curato, l'ho messo anche sui piedini e niente, insomma, ci accontentiamo per ora. Allora ragazze, siamo appena tornati dal far la spesa, vi faccio vedere velocemente cosa abbiamo preso. Allora, salumi, abbiamo preso prosciutto cotto, prosciutto crudo e mortadella. Ho cercato di prendere tutte cose in offerta, poi ricotta, due confezioni e mascarpone perché voglio fare il tiramisù perché domani mio papà festeggia 60 anni e quindi faccio un buon tiramisù. Poi qua ci sono due maxi asciugatutto che abbiamo preso anche se non ci ricordavamo di preciso se ce n'erano ancora, ma tanto in questa casa vanno come l'acqua gli Scottex. Poi carta igienica blu perché costava meno di quella normale, questa qua dovrebbe essere profumata. Poi mio amore mi mette un po' fretta, patatine pie. Coriandoli per Fede perché venerdì a scuola, se ho capito bene, hanno il carnevale e stelle filanti, sì. Cioè uno te le lancia così. Farina per pizza, soliti lattini di Ale, non ve li sto a far vedere tutti, sono 3 o 4. 4. 4. Poi pane integrale per 3, mi pare. 3. Pomodori datterini che stavano in offerta. Pestavano. Cacao zuccherato in polvere sempre per il mio tiramisù, savoiardi sempre per il mio tiramisù, speriamo che ci tira su, banane, scotch per chiudere i pacchi che avevamo terminato, poi carne per Nala, una polle tacchino e l'altra qualche altro gusto, comunque sono due, lo scopriremo vivendo. Poi farina zero normale da tenere di scorta per fare qualche torta, mais, pasta fissan per Bubì che l'altra ce n'è ancora ma sta terminando, e poi comunque questa la trovo più forte, mi trovo meglio con questa qui, toglie meglio i rossori. Questo spumante dolce per sempre per il compleanno. Qua non c'è più nulla, qua ci sono i doppioni che vi dicevo, adesso arriva il nostro assistente con la confezione di pomodori che si è aperta strada facendo, tatan, pomodori un po' più grandi, tatan, poi patate, questo qua è per purè, però tanto io faccio sempre le creme per Ale, faccio sempre le creme per Ale, faccio il purè per noi, insomma, quindi perfetto. Confezioncina di tonno distrutta all'olio d'oliva. Ma non è distrutta, è diversamente sana. Paccone, quello là che vi dicevo già l'altra volta, però questa volta in offerta c'era l'espresso barista, l'altra volta c'era il nero intenso, però vabbè, sempre 30 capsule sono, me lo farò piacere. No, è comunque buonissimo anche quello. Un'altra confezione di mais, l'altra carne di Nala che è con pollo e tacchino, quindi l'ho presa uguale, ero convinta di averlo preso diverso. Popcorn, sempre per il compleanno di domani, giusto due arance che vi faccio vedere così al volo perché non saprei dove metterle. L'altro paccone di savoiardi, un panettone di burro,
questi qua per Fedino, che non li ha ancora assaggiati e ama i Nutella Biscuits. Neanche quindi... io li ho ancora assaggiati. No, neanche io, in effetti, però lui ama i quindi Nutella Biscuits. Quindi Fedino non li assaggia. Limoni, cereali, questi qua che prendiamo sempre quando andiamo lì. Sta esplodendo il tavolo. Latte per 3 o 4. E basta. Terminato, quindi la spesa più veloce. Esatto, ho fatto la spesa lampo anche perché siamo un po' di corsa. Perché siamo di corsa? Lo devo dire e io vi lascio la suspense, ve lo dico dopo. Ebbene sì, per la prima volta dopo un anno, ormai un anno, dire sì, un anno. Siamo. Non c'è nessuno. Mi ho fatto malissimo. Dolorissimo, ho beccato lo spigolo. Vabbè, comunque siamo senza Ale. E senza Fedina. E senza Nala. E senza portafoglio. No. Io prendo uno di tutto. Mamma. Tra tre portate è piena, però dettagli, piccolette e squinquieri. Ci sono uscito a forma di cuore la sera. No, no, la vlog. Mai la sera, senza la pranzo. E poi vi spiego anche il perché. Vabbè. Adesso, noi scegliamo. E sia benedetto l'all you can eat. Sono 50 minuti che siamo seduti qua e ancora non abbiamo capito. 49 e 9 10, 9 minuti 8 7 dai 6 5 no questo è un 4 5 4 3 muore smettila ma no, no. Mi portate via con voi, per piacere, ma io non la conosco. Ma guè, ma... che mi ustionai la trachea perché io già lo so, l'ho già data la trachea. Io aspetterei un attimino. Ma sì, prova dai, c'è un po', sa di grappa un pochino, sì. Sì? Poco però perché è perché è evaporato, no certo, però oh. Scemo. Sì, sei di grappa. Sì, vedi, te l'ho detto. Wow. Brrr. Babau, sentite. Guarda che non ci sono i bambini stasera, quindi non parlo, babau, sentite. Oh. Oh, non c'è. Dimmi, mamma. Sono abituata, eh? È un anno che Bubi è visceralmente appiccicata a me. Si vede. Dai, prova come sta andando la seratina. Perfetto. No, non arriva. Cosa cambia tra un 14 e un le patatine non voglio. Un 14. Io prendo questo. Sì, ma non così vicino, non manca poco. Se non avete capito, io prendo questo. Muore. Vuoi che vomiti, no? Questo. Qual è il tuo dubbio? G? Se non è un segno alfabetico. U14. Ma dov'è?
devi spiegare dov'è. Sono troppo avanti. Torna indietro. Dov'è che devo andare? Indietro, ecco. Quella prima. Ok. Io sono la S. Dove c'è chi tu, Rama? Chi? Quella prima. Sushi. Tra mezzini. O 14. O 22. Il primo è il secondo, è alto, è sì. 14. Non fare così che mi fai fare la pipì. Non la trovo più. Trovo 14 o 14, ce ne sono uguali. Ah no, era un'altra pagina. E U12 della pagina prima? Come cavolo? Allora, salmone, avvocato, Filadelfia e salsa teriyaki. Vabbè, fai U12. Corpro. Ma ci sono... domanda in tutto questo? Sì. Ci sono le briciole di tempura, mentre qua non ci sono. Eh no, c'è comunque la temaki fritto. Ah, sono fritto, basta, sono allora fritto. Voglio il 12. L'accendiamo? L'accendiamo. No, ma non ti è piaciuto? Buonissimo. È un'impressione solo. Che fai vedere la cipolla tagliata? Come è cipolla? Come no? E la cipolla fa piangere. Ah già. Ciao. Che io bevo e lei ci ubriaca, ma com'è sta storia? Abbiamo fatto un altro ordine di 3 milioni di cose. Ma non è vero. Sembra che non mangiamo da un'eternità, ragazzi. È così. Dobbiamo ammortizzare la spesa. Mangiare. Solo perché ho due kenix. Esatto. Altrimenti digiunare un pezzo, un roll e via. Uno. E già sai, e assai. Che succede, amica? Tutto bene? Benissimo. Perché lui un secondo prima parla serio. E poi quando c'era tanto che fa. Ma chi? Tu! Ma tu! Tu! Suona la chitarra con le bacchette, la tu. Batteria! Non morire! Io? Ma quando mai? Sono una persona estremamente seria, io lo sai. Come no? Come si fa? Vediamo perché non fa. Ma sì! Almeno proviamo. Facciamoci per dimenticare. Ma sì. Ma sì, solo acqua frizzante. Mangia, bevi e te ne fotti. Amore, smettila. Allora, questo è quello che ha ordinato Riccardo. E questo è quello che arriva. Ma perché? Ma non è uguale. E poi mi fissano, ragazzi, mi fissano. Dai, che mi fa schifo. Ma è vivo. Bacciala. No dai, smettila. E che schifo, come fai a mangiare sta cosa? Cioè scusate, lo so che non si dice che schifo, però io proprio patisco a vedere ste robe. Cicci di voce. Sebastian. Ma come cicci? Ma questo è matto, cioè. Che schifo, dai mangia. Le poisson. Tu si puoi. Cosa c'è l'altra, la grappa dentro il sushi? Che schifo. Ma così che sono usato un mangiare? Oddio, mi hai russato la spalla. Buon appetito. Bah, io non ce la farei proprio. Perché? Sono intollerante io a queste robe. No, mi fa troppa impressione. Ciao, chiudo, passo e chiudo. Ragazze, tornati a casa. E non ci ho pensato a filmare Katia, perché è stata lei la babysitter di Ale e Fede, e insomma è stata bravissima. E niente, io adesso sto facendo 2 caffè perché ne abbiamo bisogno, un po' per digerire, un po' per svegliarci un po', anche perché non possiamo andare a dormire subito perché abbiamo mangiato veramente troppo. E quindi niente, noi non andiamo spesso al sushi, soprattutto di sera, quindi quando ci andiamo ci piace proprio mangiare tanto sushi. E niente, quindi sto facendo 2 caffettini. Abbiamo preso poi questo qui, il dolce gusto barista, che era in offerta al supermercato,
e questo qua è anche molto buono. L'altro che piace molto a me è l'intenso, che l'altra volta era in offerta, stavolta era 6 euro, 6 euro qualcosina, 6,20 euro, 30 cialde, veramente tante, quindi mi sembra un ottimo prezzo e quindi l'ho preso. Amore, caffè, vedete questa? Questa è una palla di sushi. Grazie amore per questa sorpresissima. No, figurati. Ma figurati. Ma intanto si fa. È un po' in catalessi, non fateci caso. Ha un po' sonno. Beh, sveglia presto. Sì, ma infatti non me l'aspettavo proprio perché ha fatto il mattino e domani fa il mattino. Quindi proprio non era, cioè, mi ha fatto proprio una sorpresa. Era stata fregata bene. Mi ha fregata in pieno proprio. Quando me l'ha detto sono cascata dal pero proprio. Buonanotte tesoro. Buonanotte. Povero. Lasciamolo dormire. Ragazze, momento struccaggio. Bene, sì, la giornata è finita. Sono distrutta, veramente sono stanchissima oggi. Vado a togliere con l'ultima salvietta rimasta, così poi butto la confezione. Tolgo il grosso e poi passo ancora anche lo struccante con i dischetti. E niente, è stata una giornata molto intensa, non mi aspettavo assolutamente questa sorpresa, è stata una cosa totalmente inaspettata, veramente totalmente inaspettata, anzi in realtà doveva essere ancora più sorpresa, perché doveva essere proprio una cosa così, cioè mi trovavo Katia a casa, che appunto aveva contattato Ricky a mia insaputa, e si andava via, preparati che si esce. Per fortuna me l'ha detto un po' prima, perché così mi sono preparata psicologicamente, perché io non sono mai stata senza Alessandra neanche un giorno, quindi mi ha fatto effetto, anche se siamo stati veramente fuori solo un paio d'ore, però insomma non è stato facile. Ho cercato di pensare ad altro, di godermi la serata, però insomma è stato bello e mi ha fatto abbastanza impressione. Questo rossetto è fantastico, veramente fantastico. Questo qua di Sephora, io credo, ragazze, che sia meglio realmente spendere, mi pare costi una decina di euro. Tra l'altro in tantissime mi avete chiesto qual è, adesso vi dico il numero, dovrebbe essere il numero 13, dietro c'è scritto 13, non dice altro. E mi trovo veramente molto bene, ragazze. Io qua vedo un 13, non so se lo vedete anche voi, ma mi pare sia il numero 13. Dura tantissimo e mi trovo molto molto bene. Si asciuga velocemente, è matte, è fantastico veramente. Cioè io ho mangiato, avete visto com'ero prima di struccarmi, ho mangiato i sushi, ho preso il caffè, ho bevuto, insomma, assolutamente niente, era totalmente ancora lì, quindi veramente ottimo. E come vi dicevo, penso che sia meglio spendere 10 euro ben spesi di un prodotto che ne basta poco, vi dura, non dovete ripassarlo ogni 3 minuti, no? Quindi uno si spende 10 euro, ma è un prodotto valido che ne usate un quarto rispettivamente a uno del mercato o di Essence, quelli lì che vanno via e dovete star sempre lì a rimetterlo e vi finisce in una settimana, insomma. Quindi sono scelte consapevoli, secondo me, no? Scelte migliori.
uno subito dice, oh, 10 euro, no. Però se vi fate il calcolo, se dovete prendere una cosa che costa poco, sì, ma ne mettete 8 kg alla fine. Meglio avere questi prodotti qua, sono anche un po' migliori, no, rispetto a quelli delle bancarelle. Ok, il grosso direi che l'abbiamo tolto, poi vado a buttarla. E adesso devo fare anche molta attenzione perché hanno messo qui da noi la raccolta differenziata, quindi se prima avrei infilato questa salvietta qui dentro e buttavo tutto così, adesso devo dividere non differenziabile con plastica. Quindi me lo devo ricordare perché, ragazzi, dopo 3 anni che abito qui non c'è mai stata la raccolta differenziata. Dai miei genitori c'era, dove abitavo prima c'era, fuori Torino però, e in qui questa zona ancora non c'era, quindi l'hanno messa da pochissimo. E comunque è meglio come cosa, assolutamente meglio, però bisogna un attimo abituarsi. Tra l'altro questo struccante qua è praticamente finito, cioè guardate, non so se vedete quanto ce n'è, ma c'è veramente una goccetta. Sto cercando di finirlo, solo che è rimasta un po' la parte più oleosa, quindi mi lascia un po' il viso lievemente, cioè nonostante io abbia passato anche la salvietta, ma le salviette si sa non puliscono come gli struccanti, soprattutto i micellari come questo che sono veramente super. E ho già quello di scorta, quello nuovo, anzi me lo prendo già, ragazze, aspettate. Sempre quello di Nivea, però questa volta da Tigotà in offerta c'era questo qui, che è il Micellar Urban Skin Detox acqua micellare purificante, detergente 3 in 1, rimuove make up da viso, occhi e labbra, anche questo, quindi tutto, deterge in profondità, rimuove il sebo in eccesso, purifica la pelle dall'inquinamento, per pelli grasse e miste, quindi va bene un po' per tutti. Vi dirò come mi trovo, però anche qua profumo zero, insomma, forse un briciolo in più di questo qui che proprio non sapeva di niente. Quindi vado a pulire bene il viso perché mi sono truccata abbastanza stamattina e ho voglia di fare un bel trucco. Domani penso farò la stessa cosa, anche perché domani festeggeremo il compleanno di mio papà, quindi farò il tiramisù, insomma penso che farò il vlog, così rimane anche un ricordino. E niente, insomma, quindi vi ringrazio per la compagnia. Finalmente il dischetto sta per rimanere sempre più pulito, aspetterò che rimanga bello bianco perché voglio pulire bene bene il viso, perché così domani che mi rifaccio il trucco so di essere bella pulita. Ci vediamo domani con un nuovo vlog sul compleanno di mio papà, visto che compirà 60 anni, quindi insomma una cifra abbastanza importante che merita insomma di essere ricordata. E insomma mi fa piacere fare questo vlog ricordo. Io spero che il video vi sia piaciuto. In caso se così fosse, lasciatemi un like per farmelo capire. Invito chi non è iscritto a iscriversi per farmi capire insomma che ci siete. E che altro, niente. Ci vediamo domani. Adesso mi metto ancora un po' di crema e poi vado a nanna. O magari inizio a scaricare i video di questo vlog, così domani mattina già ve lo metto online. Che buono sto profumo, ragazze, lo adoro e mi fa anche addormentare bene. A me fa addormentare bene la crema viso con profumi come questo che sono di pulito, mi rilassano tantissimo. Una buona camomilla e addormentarmi abbracciata al mio uomo, al mio ragazzo Riccardo, che veramente mi aiuta proprio a rilassarmi, mi fa sentire proprio protetta e mi addormento subito. E quindi queste sono le mie tre le mie tre coccoline serali. Vabbè, io vado a nanna, ragazze.
grazie della compagnia, al prossimo vlog, ciao!